Ciao a tutti, riparto con l'idea dell'anno scorso dei video tutorial, quest'anno l'idea è leggermente differente, vorrei fare dei video dove commento degli episodi di volo accaduti nel weekend in modo tale che tutti quelli che guardano questi video, i piemontesi perlomeno, abbiano idea di che cosa si parla, come condizioni meteo e possano trovare traccia di quello che dico nella loro memoria e nei voli che hanno effettuati. Prendo spunto per questo primo video da un episodio accaduto al volo di Daniele Migliarese, che è decollato da Piossasco, è arrivato fino alle antenne di Vallo, poi decide di tornare indietro, deve attraversare il costone per portarsi sopravvento a Val della Torre e fa questa termica, parte, non riesce a scollinare, torna indietro e decide di fare un'altra strada. Allora, questo episodio qua, molto semplice, mi serve per parlare di qualcosa che si potrebbe quasi chiamare trappola psicologica, ovvero la situazione in cui noi prendiamo una decisione e poi dopo, all'atto pratico, questa decisione si rivela sbagliata. Ovvero, in questo caso qua, nell'esempio, questa situazione generalmente non si verifica, con questa quota qua si riesce a attraversare questo costone il 100% delle volte, siamo inizia primavera, il costone in questa parte del costone è ancora innevata, per qualche motivo dalla parte di Val della Torre le condizioni termiche sono molto forti e in questo caso Daniele non riesce a scollinare nel versante sopravvento di Val della Torre. Tra l'altro, le condizioni iniziali erano quelle di vento da est-nord-est, quindi con vento da est questo costone qua in teoria dovrebbe funzionare molto bene. Durante la giornata le condizioni sono leggermente cambiate, non c'era più quella brezza, la giornata era comunque avanti nel tempo e quindi il costone non funziona così bene e non si riesce a scollinare. Qual è il punto qua? Qual è la trappola psicologica? La trappola psicologica sta nel fatto che l'ho visto accadere a me personalmente o ad altri piloti sia in agliante che in deltaplano che in parapendio, accade quando noi siamo convinti di una determinata situazione, di una determinata condizione, prendiamo una decisione e poi questa decisione si rivela sbagliata. A questo punto la possibilità di continuare a perseverare nell'errore è altissima, cioè altissima. Accade spesso che o perché neghiamo a noi stessi che abbiamo fatto un errore o perché crediamo di essere a credito di fortuna, perché diciamo no, non è possibile, questa situazione qua è talmente sfortunata che deve andarmi bene, quindi non cogliamo invece gli avvertimenti che ci arrivano dalle condizioni meteorologiche stesse, che non sono quelle che avevamo immaginato, e quindi tendiamo a perseverare in questo errore qua. In questo caso Daniele è stato bravissimo, non è caduto nel tranello, è tornato indietro, ha rifatto quota e ha scelto un'altra strada. Probabilmente poi dopo era tardi, questa parte qui del costone era in ombra, c'erano tantissimi cumuli su Val della Torre e non è riuscito a portare a termine il volo. Ma la parte importante è questa, di accettare che si è fatto un errore, accettare che le condizioni meteo non sono quelle che noi abbiamo immaginato e quindi valutare idee differenti per proseguire nel volo. Perseverare in queste situazioni qua è una cosa che accade spesso e può compromettere il volo e in alcuni casi addirittura la sicurezza del volo stesso. Quindi finisco qui questo primo video tutorial. L'idea è quella appunto di farne altri relativi ai voli fatti nel weekend. Se la cosa vi piace e se avete domande su questo argomento qua, questa situazione che ho definito trappola psicologica, scrivetemi magari più su Facebook che su YouTube in modo tale che mi arrivino gli avvisi e io vi risponderò.